c'è la versione originale di Stevie Ray Vaughan, però lui ha trovato una versione in cui la chitarra di Stevie Ray è filtrata, per cui non si sente. Visto e considerato che dobbiamo celebrare un bel momento, allora questa sera suonerai tu la canzone proprio del tuo idolo di tutti questi anni, Stevie Ray Vaughan, insieme alla chitarra di Matteo. È pronta alle 22:18 qui su Radio Capital e davvero questo è il chitarrista forse più fisico, più potente di tutti gli altri. Allora, noi per 2 anni dentro casa abbiamo sentito tutto Stevie Ray, adesso di fronte a tutto il pubblico mi devi promettere che da domani mattina con Stevie Ray lo mettiamo da parte e fai un piacere a papà tuo, magari una volta suona un pezzo dei Led Zeppelin. Magari la saprai, però hai mai sentito parlare di Eric Clapton? Beh,
vabbè, Eric Clapton da solo. Però tu lo sai che prima di Eric Clapton suonava nei Cream? Però io devo dirti una cosa, non t'ho mai sentito ascoltare Jimi Hendrix. Allora vuol dire che l'hai ascoltato di nascosto quando io la sera sto alla radio. Senti, negli Stati del Sud, ad esempio, c'è il mio gruppo preferito, ma tu... Ma, i Lynyrd Skynyrd. E i Creedence Clearwater Revival come suonano? Io so che adesso tu il rock lo conosci, però c'era anche una cosa che tutti quanti noi ragazzi, quando avevo anch'io la tua età, e beh, ci ha fatto entrare in un'altra dimensione, ed erano i Pink Floyd. Non mi dire che conosci anche qualcosa dei Genesis? Visto che comunque hai 15 anni, papà, da domani ti consente anche una cosa: sentire dentro casa un pezzo degli AC/DC. Ho capito. Allora, adesso facciamo così. La scuola finisce. Buona vacanza anche a tutti quanti i tuoi compagni che sono venuti qui questa sera. Però, durante l'estate, tu ti fai un po' di rock anni 50. Papà, te lo ordina. Almeno, per l'estate, preparati Chuck Berry. Grazie, Matteo. Vi assicuro di una cosa, vuole continuare a suonare, ma non farà mai la radio. Ci ritroviamo tra qualche minuto qui al Maxi in diretta su Radio Capital. Grazie.